Il 21 settembre di 25 anni fa, sulla strada che porta da Canicattì ad Agrigento, viene trucidato un giudice. Sulla sua scrivania aveva il Vangelo e aveva il crocifisso. Si chiamava Rosario Livatino. Cominciamo così. Se avete la pazienza di stare con noi, oggi scopriremo che Rosario Livatino non è il giudice ragazzino come qualcuno l'aveva definito. È un credente che ha fatto semplicemente il suo dovere fino all'ultimo. Noi oggi abbiamo due presenze straordinarie, Salvatore Presti, e poi più tardi avremo il postulatore della causa di beatificazione di Rosario Livatino. Salvatore Presti è il regista di questo documentario che TV 2000 si è onorato di trasmettere il 20 settembre, nel pomeriggio del 20 settembre, Luce Verticale, Rosario Livatino e il Martirio. Presti, lei però è anche oggi, oltre che essere un nostro collega, assessore alle politiche, alla pubblica istruzione presso il Comune di Milano. Sì. Ed è un siciliano, proprio come Rosario Livatino. Posso chiedere come le è venuto in mente un giorno di raccontare la sua storia? 2006 è un ritorno in Sicilia in realtà il mio, perché sono stato siciliano, sono andato fuori, ho lavorato per la Rai Education da tanti anni, mi occupavo di educativo, eravamo una sorta di appendice del Ministero della Pubblica Istruzione, ho visto un po' tutte le declinazioni della testata culturale della Rai e tornato in Sicilia ho incontrato una persona che aveva contezza di un film del 93 che era stato realizzato subito dopo la morte di Rosario Livatino, il giudice ragazzino appunto, di Alessandro Di Robilà, e però mi disse: guarda, sento la necessità, dice, credo che tu sia la persona giusta per affrontare Livatino sotto un altro profilo appunto dell'anima di credente di Rosario Livatino. Le posso chiedere di alzare un po' la voce? Certo, glielo dico proprio perché così sentiamo ancora meglio, certo, tutti, sotto il profilo del credente. Quindi la prima cosa che lei ha provato a raccontare l'ha fatto tra l'altro benissimo, tra l'altro ricordiamo che è un docufilm. Sì, un docufilm. Quindi tutte le testimonianze, che poi vedremo anche in parte, sono testimonianze di persone che lo hanno incontrato personalmente. Presti, quando lei ha cominciato a studiare Livatino, quando ha cominciato a sentire centinaia e centinaia di ore di registrazione, di interviste, eccetera, che cosa ha capito di quest'uomo? Guardi, lei ha detto bene, c'è stata una sorta di ossessione per la realtà, nel senso che avevo voglia di raccontare veramente, cioè senza nessun pregiudizio. Ecco, questo discorso di Livatino, cattolico, bigotto, è la cosa che più mi stava a cuore. Di smontare sia il ragionamento del giudice ragazzino, perché Rosario Livatino tutto è stato tranne che giudice ragazzino, e credo che forse l'immagine più lesiva per lui sia proprio questa. Già da ragazzino lo chiamavano 101 anni per la sua saggezza. Quindi, e poi l'ossessione per la realtà, appunto, ho cominciato a pedinare i personaggi che lo avevano amato e conosciuto. Addirittura il professore di filosofia un giorno, Peritore, personaggio molto difficile e spinoso, un comunista, autore di un libro addirittura, Licata, città rivoluzionaria, esatto. Personaggio fantastico che nella sua stanza porta il poster di Che Guevara e di Rosario Livatino. Presti, apro una parentesi, un professore che Livatino mette in difficoltà in più di un'occasione, perché Rosario Livatino era uno che si faceva domande, non aveva le risposte per tutti, lo metteva in crisi proprio nei suoi insegnamenti, tanto che a volte insegnava forse meglio del professore stesso, il professore poi lo dice in questo documentario. Sì. Chi era Rosario Livatino, Presti? Beh, Rosario Livatino era un siciliano che amava la sua terra, e un ragazzo che studiava, che approfondiva, e guardi, per quello che posso dire, che la cosa che sento profondamente mia nell'aver interpretato e letto questo personaggio, è una persona che ci porta alle ragioni fondanti delle domande sulla vita e sulla morte.
Un po' come Leonardo Sciascia, quando dice la mia opera di scrittore, la mia scrittura è come se fosse un'azione, l'unica azione possibile. La sua vita è un continuo, come molti siciliani, grandi siciliani hanno fatto, no? Andare alla radice. In un discorso a Ratisbona, il pontefice Ratzinger disse che la crisi dell'Occidente è determinata dalla de-ellenizzazione del pensiero. Forse lo disse in maniera un po' troppo colta. Cosa significa? Significa che come Livatino è qualcosa che ci pone di fronte alla realtà nelle domande che stanno all'origine della nostra vita. E Livatino è un uomo che non sfugge a niente, non sfugge ai momenti di buio, non sfugge a nessuna anche seduzione della bellezza della vita. Livatino è un uomo che fa semplicemente una cosa, fa profondamente il suo dovere di credente, di magistrato. E anche partendo forse dallo studente che è stato. Noi attingiamo, saccheggiamo il suo documentario oggi presti. Entriamoci. Grazie. Vediamo il primo piano. Bravo. L'ho conosciuto attraverso la mamma. Lunghe conversazioni, ci vedevamo spesso. E lei, mi ricordo che mi disse che imparò a leggere prestissimo, che era un bambino che non dava fastidio di alcun genere, giocava, figlio unico, e, però molto attento. Questo bambino l'ho visto un po' prendere possesso della strada e fin da allora mi ha dato la sensazione di un ragazzo nato, diremmo, fuori tempo. Un ragazzo fuori tempo, nel senso, 101 anni lo chiamavano i suoi amici di scuola per la sua saggezza. Non era però un musone, lui era affamato di vita. No, anche qui io credo, ecco, l'intervista del... ed essere morto da poco, monsignor Restivo, il professore di religione, per me è stato un controcanto, nel senso che era sempre contro l'interpretazione che normalmente si fa di Rosario Livatino. È stata molto importante perché la sua rabbia è il registro su cui lui ha lavorato per l'analisi su Rosario Livatino, la rabbia di aver, come dire, di non averlo saputo, lo conosceva da bambino, di non averlo potuto tutelare o che addirittura lui stesso poteva tutelarsi rispetto alla giungla in cui era finito. Questa è l'idea di Monsignor Restivo. Io credo che Rosario Livatino sia una persona alla fine complessa e semplice come sono i siciliani. Complessa proprio perché la Sicilia in questo è metafora, appunto, ritornando a Sciascia. Si interroga sui temi profondi anche della giustizia. Rosario Livatino è una persona che approfondisce il tema della giustizia fino alle estreme conseguenze, anche sotto il profilo giuridico. Quando io ho dato il documentario a Papa Ratzinger, ho proprio voluto sottolineare che nella conferenza Fede e Diritto, uno dei due scritti, lui è un dottore della Chiesa, addirittura lui è un fan del diritto canonico. No? E quindi si pone contro diciamo, l'interpretazione luterana del diritto canonico. Io riporto il pubblico qui e a casa ad un episodio che è narrato in un libro del quale tra poco cominceremo a sfogliare delle pagine. C'è un episodio, lui, figlio unico di una famiglia di avvocati, gioca con il nonno lo fa vincere frequentemente, la mamma Rosalia, la mamma di Livatino, una donna di molti sguardi e poche parole, dice al nonno non farlo vincere, ecco, grazie alla regia un'immagine tenerissima, e lei dice al nonno non farlo vincere sempre perché deve capire che nella vita o a ciascuno spetta il suo, se sei bravo vinci, se non ce la puoi fare devi fermarti. Questo per farvi capire il senso di giustizia che è forse innato in quest'uomo. Ed è lo stesso giudice che di 16 agosto va ad Agrigento a firmare l'ordine di scarcerazione di un detenuto, il 16 di agosto, pensate, perché quel detenuto non doveva restare in galera più di un'ora, aveva pagato il suo debito con la giustizia e quel giorno doveva tornarsene a casa. Presti, un uomo del genere, nella Sicilia di quegli anni, magistrato, che cosa ha lasciato secondo lei ai suoi colleghi? Beh,
direi veramente un'esemplarità. Se lui è sacerdote, lo dico tra virgolette, è sacerdote nel lavoro di magistrato. Che cosa voglio dire? La sua precisione, il suo rispetto profondo per la persona umana. Più volte Rosario Livatino rimprovera davanti a un cadavere addirittura dei poliziotti, cioè, c'è qualche sberleffo, diciamo, normale prassi della quotidianità. E lì però dice attenzione perché c'è un morto e chiunque esso sia deve essere rispettato. Questo era Rosario Livatino, o addirittura la donna delle pulizie, che la mattina, appunto, lui arrivava un po' prima, no? Il profondo rispetto verso questa donna, dice, no, prendo un bicchiere lui di latte. Lui si sedeva lungo il corridoio, aspettava che la signora finisse le pulizie nella sua stanza e poi soltanto quando era asciugato il pavimento entrava. Questo non solo è un animo gentile, questo è veramente il profondo rispetto per il ruolo di ciascuno. E anche nell'interpretazione dell'applicazione della legge, io credo che lui fosse... presunzione di innocenza fino alla fine o massimo della condanna se ci sono le prove. Credo che sia un esempio straordinario per la magistratura di oggi, ma di sempre. Cioè, Rosario Livatino ha l'ossessione della giustizia e nell'applicazione della legge la approfondisce a un tale livello, e su questo, ecco, mi farebbe piacere anche tornare. C'è il tema della carità connesso con quello della giustizia, perché è centrale. Allora, noi facciamo di nuovo saccheggio del suo documentario, Presi, e poi torniamo su questo punto che è fondamentale per capire la personalità semplice e complessa di Livatino. La mia tristezza è quasi cronica, a tratti cupa. Qualcosa si è spezzato. Dio avrà pietà di me e la via mostrerà. Quando si dice che Rosario Livatino è un uomo che è praticante, ogni domenica va a messa, si fa la comunione, è un bacchettone, è sbagliato. Oggi tutti si proclamano cattolici o cristiani perché questo è quasi un passepartout per andare avanti nella politica, nelle carriere e quant'altro. No, lui non ostentava minimamente la fede, però la praticava, la testimoniava concretamente. Rosario Livatino, questo cattolicesimo se lo è costruito pezzo per pezzo, nel senso che cattolici o cristiani si diventa, non si nasce. Io ricordo che un giorno gliel'ho detto, Rosario, come mai non ti fai una famiglia, non ti sposi? Mi fissa profondamente e mi dice, non sopporterei mai che ci sia una giovane vedova, che ci sia qualche bambino orfano. Il papà ha sentito il dovere, il bisogno di venirmi a dire, sa, Rosario si è fidanzato, ma il fidanzamento è andato a monte. Sceglie, opta di restare senza una donna per evitare questa tragedia nella tragedia. Io intanto ringrazio Don Giuseppe Livatino, che è un lontano parente, grazie, lontano parente di Rosario Livatino ed è il postulatore della causa di beatificazione. Grazie di cuore. Grazie a voi. Presti, devo tornare alla domanda che le avevo fatto. Quel punto essenziale, non c'è giustizia senza carità. Che voleva dire per Livatino? Voleva dire che la storia del mondo è una storia di violenze, di vittime e di carnefici. E nella sua conferenza su fede e diritto ricomincia dal diritto biblico. Era interessato, il giudice in qualche modo si sostituisce a Dio nel momento in cui deve ristabilire un torto, deve rimettere in ordine le cose della vita, della giustizia. E quindi è un'immagine vertiginosa questa che noi abbiamo, cioè perché l'uomo non è Dio. E quindi lui aveva consapevolezza che è proprio attraverso il senso della creaturalità, del limite che ciascuno ha, può ristabilire questa giustizia. E è una visione sacerdotale. E che può essere compensata solo attraverso l'abbinamento di due, la giustizia da sola, le norme da sole non arrivano a compensare il torto della violenza che c'è nel mondo, ma solo attraverso la carità. E questo è qualcosa veramente di raffinata teologia. Giustizia e carità camminando insieme possono ristabilire l'ingiustizia nel mondo. Mi immagino queste parole riportate a 25-30 anni fa quasi ormai, in un momento in cui di morti ammazzati per mafia ce n'erano tantissimi e soprattutto come potessero rimbalzare nelle aule di giustizia. Antonella, vienimi incontro in questo punto.
Sì, perché infatti c'è un'intervista a Paolo Borsellino durante una cerimonia in cui è stata intitolata un'aula a Rosario Livatino, però c'era una polemica in atto appunto, quella di una politica che non andava a supporto dei giudici, bensì li attaccava, come dicevi tu, il giudice ragazzino. Beh, sentiamo un attimo le parole di Paolo Borsellino. Ma guardi, intanto vorrei dire che questa cerimonia in cui è stata dedicata a un'aula a Rosario Livatino ha sicuramente il significato di doveroso riconoscimento alle doti e al servizio di questo collega, però questa tabella messa all'inizio dell'aula che intitola quest'aula a Rosario Livatino e anche mi consenta un grosso richiamo e una grossa denuncia, ecco perché la ragione del mio intervento polemico, perché dopo la morte di Rosario Livatino noi abbiamo visto qui precipitarsi e comunque tutti fare dichiarazioni dicendo che l'amministrazione della giustizia non doveva essere tenuta in queste condizioni e non dovevano essere tenuti i giudici in queste condizioni di sovraesposizione. E poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che da ben due mesi successivi alla morte di Rosario Livatino la giustizia di Agrigento è paralizzata, cioè non vi sono stati quegli interventi ad Agrigento, come peraltro aggiungo in tutto il resto d'Italia, che mettono la giustizia in condizioni di funzionare. Un modo, quello che aveva Borsellino, ma quello che aveva anche Livatino, di vedere la giustizia concreta, cioè di fare le cose, non solo parlare, intitolare targhe, ed è questo il ricordo che ne faceva appunto Paolo Borsellino. Grazie Antonella, tra l'altro un documento che, se pensiamo poi al destino di Paolo Borsellino, interroga ulteriormente questa mattina. Io vi dico soltanto questo, stiamo andando in pubblicità, credeteci che c'è tantissimo da raccontare, tantissimo da raccontare. Abbiamo chiesto anche a Giulio Scarpati, che al cinema ha interpretato Rosario Livatino, che cosa abbia rappresentato per lui conoscere così da vicino il giudice che, abbiamo detto, non è certo un ragazzino. A dopo. Rosario Livatino, per il quale si è aperto il processo di beatificazione. E allora, Don Giuseppe Livatino, io chiedo subito a lei, perché a un certo punto la Chiesa si è dovuta interessare di un magistrato che aveva sulla scrivania, lo diciamo perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso, il Vangelo da una parte, la Bibbia, e un crocifisso, proprio sulla scrivania. Perché? Per come ha vissuto quei circa 38 anni della sua vita. Il fatto di essere stato costretto ad offrire la propria vita per testimoniare la sua obbedienza allo Stato, il suo servizio allo Stato, così come la sua fede in Cristo, possiamo definirlo da questo punto di vista un fatto accidentale. Poteva anche vivere per tutta quanta la sua esistenza, lasciare questo mondo normalmente come tantissimi fanno, sarebbe ugualmente stato punto di riferimento e testimone credibile del Vangelo di Cristo. Lei in mano tiene quasi una reliquia, qualcosa di preziosissimo del quale noi la ringraziamo tanto. Don Giuseppe, che cosa c'ha? Cosa ci ha portato? Sono solo delle minuscole agendine che Rosario amava completare in qualche modo con quello che penso sia stato più un giornale dell'anima, non tanto una serie di appunti da trasmettere a futura memoria chissà chi, perché certamente la speranza in lui di potersi formare una famiglia è rimasta fino alla fine, ma è rimasta speranza. Ha detto chiaramente: non voglio lasciare una moglie vedova, dei figli orfani. Si è in qualche modo preoccupato di non lasciare dolore. È lo stesso motivo per cui lui rifiuta la scorta. È lo stesso motivo per cui rifiuta la scorta, dice chiaramente, risponde chiaramente ai genitori dicendo: se devono ammazzarmi lo fanno ugualmente. Del resto il 29 luglio del 1983 a Palermo, in via Pepitone Federico, il consigliere istruttore Rocco Chinnici fu fatto saltare in aria con un'autobomba e la scorta non servì a nulla. Quindi se vogliono uccidermi mi raggiungono ugualmente, non capisco perché altri debbano seguire il mio destino. È il rispetto profondo della vita umana. Don Giuseppe, lei ha dovuto prendere tutte queste agendine a cui affidava i pensieri più belli ma anche più drammatici della sua vita.
Perché una delle cose, delle scoperte più grandi, io ignorante, che ho fatto saccheggiando anche il libro di cui lei, a cui lei ha collaborato, il libro scritto dal collega Roberto Mistretta proprio su Rosario Livatino, è che è un uomo che ha avuto anche una fase di buio dell'anima, che lo riporta poi paradossalmente alle figure dei grandi santi. Credo che buio dell'anima, tra i primi a parlarne, sia stata addirittura Santa Teresa di Calcutta. Cosa sono stati 2 anni in cui, pensate un po' voi, Livatino, che andava a messa tutte le mattine, che passava in chiesa prima di andare a mettere la sua firma ad un atto di un processo, eccetera, 2 anni senza fare la comunione, che cosa era successo? Per comprendere questo dovremmo in qualche modo rivedere quello che è il rapporto tra Dio e il suo popolo, nell'Antico Testamento in modo particolare, è un rapporto sponsale e Dio si sente tradito come si sente tradito uno sposo dalla propria sposa. In qualche modo qualcosa ha incrinato il suo rapporto con l'ordine giudiziario. Credo che in qualche modo ci siano state delle difficoltà di comprensione, probabilmente anche qualche velata accusa di protagonismo a lui, che protagonista non fu mai. Penso che il suo nascondimento, il fatto che in 12 anni di carriera non abbia rilasciato neanche un'intervista televisiva o su carta stampata. I giornalisti lo detestavano per questo. Lei ha usato il termine pesante, volevo dire che no, diciamole chiaro come sono. I giornalisti non andavano molto d'accordo con lui e gli rimproveravano il fatto che non gli aiutasse a guadagnarsi il pane quotidiano, però molti giornalisti dalla spina dorsale diritta alla coscienza a posto dicono ha fatto solo il suo dovere. Era un difensore veramente strenuo del segreto istruttorio, non amava assolutamente far trapelare indiscrezioni di alcun genere, per la sacralità della visione che aveva del rendere giustizia. Per lui rendere giustizia, lo dice anche in una delle sue conferenze, è donazione di sé, è realizzazione di sé, è preghiera. Se rendere giustizia è preghiera, è chiaro che non possono esserci secondi fini in questo rendere giustizia. Allora ecco perché la sua visione sacrale dell'amministrazione della giustizia, la sua visione sacrale del compito del magistrato. Lui dice bene, il magistrato non basta che sia indipendente, deve anche apparirlo esteriormente. Ecco perché la sua contrarietà a che i magistrati, ad esempio, partecipassero a competizioni elettorali. Ho fatta questa scelta, lui dice in maniera molto chiara, è bene che taglino ogni ponte con il passato e si dimettono definitivamente dalla magistratura. Presti, Livatino, che usa anche la parola tradimento in alcuni dei suoi diari, sono molto riservati, tra l'altro non fa mai accuse nei confronti di nessuno. Questa è un'altra cosa che mi ha francamente sconvolta, conoscendo attraverso lo studio di lui. Livatino era anche uno che, quando ha capito che ormai la stidda che si contrappone, questo lo dico per chi non mastica cronaca, che si contrapponeva a Cosa Nostra, quando gli sta addosso, quando sente i morsi sul collo dei malavitosi, dice i processi difficili dateli a me, perché tanto per quel motivo che diceva, che diceva il suo professore, che raccontava il suo professore e che dicevamo adesso con Don Giuseppe, tanto io non lascio vedove e non lascio figli. Questo era il protagonismo di cui si accusava a volte Livatino. No, probabilmente nelle agende il riferimento ai processi è proprio in chiave di quella notte dello spirito di cui parlavamo prima. Sono processi che lui stava seguendo e a un certo punto noi più volte lei ha fatto riferimento a un contesto. Spesso nel giudicare appunto la storia, anche recente, noi dobbiamo cercare di capire che in quel triangolo della morte, perché di questo parliamo, certo, dove la stidda è lo zoccolo duro della mafia, probabilmente l'Agrigentino è quello dove ancora oggi ci sono rapporti tra la stidda e la mafia americana. E ecco, in quei 2 anni muoiono quasi 500 persone in questo scontro tra mafie. E per cui noi ci troviamo di fronte a un giovane brillante che si trova ad affrontare per la prima volta il rapporto tra mafia, politica e imprenditoria, che in realtà ancora oggi è una delle cose che hanno stritolato lo sviluppo di questo paese, della Sicilia ma dell'intero paese. A proposito di quello che diceva Don Giuseppe, non basta sentirsi indipendenti, liberi, i magistrati devono anche dimostrare, apparire tali, e non l'apparenza esteriore, attenzione,
ma devono far vedere all'esterno quello che realmente è il loro pensiero. Guardate, questo è un punto chiave che ha stregato letteralmente un attore bravissimo, Giulio Scarpati, che ha interpretato il ruolo del magistrato Livatino. Sentite la testimonianza raccolta e devo fare un pubblico applauso al mio collega Luca Rossi. Ricordo proprio quando sono appena arrivato lì in Sicilia, quindi appena sbarcato e stavo da Agrigento, che ero venuto con la macchina mia, presi la macchina e andai esattamente dove Rosario era stato ucciso, no? Fu il primo pellegrinaggio. E la cosa che più mi ha colpito di tutti i racconti dell'avvicinarmi al personaggio era quello che lui considerava non solo che un magistrato fosse indipendente, essere indipendente, ma anche apparire indipendente. Cioè tale la preoccupazione che in qualche modo un magistrato potesse dare anche adito al minimo, diciamo, dubbio sulla sua indipendenza, sulla sua autonomia, sulla sua imparzialità di giudizio, che non solo dovevi essere imparziale, ma anche apparire imparziale. Per cui è un tale senso della giustizia, veramente, che ti affascina, cioè ti dici, caspita, che persona riesce a viversi questo mestiere con questa tale dedizione. Mi ricordo che prima di andare, siccome avevo i capelli tinti di nero, fatti con, insomma, con la frangetta che aveva, insomma, Rosario, mi feci uno shampoo, mi scompigliai tutto per non somigliare a lui. E la cosa molto emozionante fu quando poi entrai in questa casa, che era la casa appunto dei genitori, e con le persiane semichiuse, insomma, sembrava poi un film, no, sulla Sicilia, non so, tutto l'offerta del caffè, tutti seduti, io di fronte avevo il papà di Rosario Vincenzo e la mamma stava vicino a me. E quando mi guardava, questa era una donna molto silenziosa, quindi era tutto sguardo, mentre il padre Vincenzo era un uomo molto cordiale, anche molto comunicativo, invece questa donna che ti guardava così, mi sono sentito un brivido quando mi ha detto, dice, Rosario però i capelli li portava così e mi ha sfiorato la fronte. Certe volte noi consideriamo queste persone degli eroi, no? Li santifichiamo in questo caso, no? Li mettiamo su un piano diverso dal nostro. Non vorrei che fosse un sistema per toglierci la responsabilità di avere noi una responsabilità nei confronti della realtà. Per me la norma è Rosario Livatino e l'eccezione, lo sbaglio, è la mafia, è cosa nostra. Grazie davvero di cuore a Giulio Scarpati, che ha rilasciato tra l'altro una lunghissima intervista, è stato molto disponibile e ha ammesso che è uno dei ruoli che gli hanno più lasciato un segno nel cuore. Don Giuseppe, quest'uomo che per 2 anni si sente indegno di accostarsi alla comunione, che non perde mai il contatto con Dio, che fede aveva? Una fede sicuramente molto robusta, non una fede della domenica. Per lui la celebrazione di un sacramento è importante perché è un momento di incontro con Dio. Nelle agendine scrive, oggi mi sono confessato, oggi mi sono comunicato, non è per un fatto di cronaca certamente, è il momento in cui ristabilisce la sua piena sintonia con Dio in quanto battezzato, in quanto figlio di Dio. E quindi è importante questa fede che non va ostentata. Solo dopo la morte abbiamo saputo che ogni mattina si recava in chiesa, nella chiesa di San Giuseppe, vicino al tribunale, per raccogliersi in preghiera e affidare a Dio quella giornata che era fatta di difficoltà, di complessità,
di dover appunto mettersi al posto di Dio per giudicare l'uomo, cioè per giudicare un proprio simile. E moltissime cose sono sapute dopo. Lui ha chiesto a 36 anni il sacramento della cresima. Questa è un'altra cosa bellissima. Pensate, qui a proposito di fede non bigotta, noi siamo abituati a pensare, dopo la comunione, subito ti fai 10-12 anni, la cresima, lui invece non la fa, la fa da adulto 2 anni prima di morire, sì. Forse perché aveva capito che qualcosa potesse sparire, succedere da un momento all'altro, e dire ok, io mi confermo almeno nella fede e muoio con la certezza data a Dio di aver confermato quel credo. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che è un cristiano autentico. Che è un cristiano che intende appunto confermare, vuole confermare la fede ricevuta nel battesimo, lo fa chiedendo la cresima e lo fa senza chiedere sconti. Partecipa con tutti gli adolescenti agli incontri di catechismo e partecipa in silenzio, senza fare sfoggio di cultura, lui che di cultura ovviamente poteva tranquillamente far sfoggio per l'intelletto e il livello anche di conoscenza che va raggiunto, e però partecipa come tutti gli altri, fa la cresima come tutti gli altri. Don Giuseppe, posso fare una domanda? Apro una parentesi, ma il Padre Eterno, uomini così, perché non li lascia sulla terra e se li chiama? Questi sono i misteri di Dio, però penso una cosa, Livatino ha vissuto per brevissimo tempo. Il libro della Sapienza dice che parla del giusto e dice che in pochissimo tempo però raggiunge un livello di perfezione molto alta e lascia un segno. Livatino ha lasciato un segno profondo. Di Livatino, non sarebbe stato più utile da vivo? Ma guardi, Livatino quando era vivo non lo conosceva nessuno. Nessuno sapeva quale grande scrigno di tesori potesse contenere dal punto di vista spirituale, morale e professionale. È proprio il suo morire, il chicco di grano che se non muore non dà frutto, dice il Vangelo. È proprio questo che fa esplodere dopo la morte di Livatino questo patrimonio enorme che per decenni e decenni sarà patrimonio comune di tantissimi uomini e donne. È in questo modo che questa ricchezza viene fuori e soprattutto diventa ricchezza comune e non riservata ad un solo figlio. Ma diventa patrimonio di tutti i figli. Chi aveva capito forse tra i primi la grandezza della fede di Livatino è stato Giovanni Paolo II, che quando va ad Agrigento vuole incontrare i genitori. Ci tra l'altro sono delle immagini con cui il suo documentario Presti quasi chiude. Che cosa sa di quella visita? Cosa le hanno raccontato anche? È una visita determinante perché credo che in quell'incontro cambia un po' anche la storia dell'atteggiamento della Chiesa verso la mafia. Il volto muto di questa donna che raccoglie... Guardi, io oggi voglio citare un'intervista che purtroppo non ho potuto per vari motivi mettere all'interno del film. E qui viene chiesto, ultima domanda, alla madre di Rosario Livatino se aveva perdonato gli assassini di suo figlio. La madre a un certo punto dice, ho perdonato. Dice, è un po' difficile perché mi sale qualcosa dall'anima e mi dice di no, ma poi dice ho perdonato, dice sapete perché? Perché pensa a mio figlio e pensa a questo Vangelo che aveva sulla scrivania, lui dice l'avrebbe fatto, è da brivido. Perché non ha messo in onda questa intervista? Perché non l'ha potuta più mettere? Per problemi di diritti. Lei lo sa che siamo in televisione, lo sapete tutti che la mattina, io ho un'occasione per ringraziare il nostro pubblico. Quello che lei ha raccontato farà il giro, lo sa, insomma, quindi è non giusto anche rendere, perché ha detto delle cose bellissime. Cioè, lei ancora una volta ha riportato l'umanità vissuta con la fede anche di una donna che si è vista trucidare, crivellare di colpi l'unico figlio. Certamente. Io di questo la ringrazio perché lo considero un dono quasi pari alle agende che ci ha portato. Che ci ha portato Don Giuseppe. Don Giuseppe, a proposito di agende, voi avete fatto una fatica ad identificare una sigla che ricorre frequentemente negli scritti di sì. Rosario Livatino. Vogliamo ricordare qual è questa sigla? È sono tre lettere, STD, tre lettere puntate. Le possiamo vedere in se lei mi dà l'agendina forse riesco a farlo vedere. In qualsiasi agenda. Io con molta trepidazione vi dico. Di Rosario. All'inizio si pensò ad un modo scelto da Rosario per poter in qualche modo indicare i probabili persecutori, i probabili killer o comunque i suoi apparenti nemici. In realtà è un'antichissima formula latina, significa sub tutela dei,
Per anni però questa frase fu tradotta con sotto la protezione di Dio. Però facendo un salto di qualità, Tueor non è solo protezione, Tueor è anche sguardo, quindi non solo tutela, ma sguardo. Mentre nel giardino di Eden Adamo si sottrae allo sguardo di Dio perché ha peccato, Livatino cerca di rimanere sempre sotto lo sguardo di Dio, e lo scrive anche, lo dice nelle sue conferenze, dice: il peccato è ombra, per giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce assoluta. Quindi se io devo giudicare, devo astenermi assolutamente il più possibile dal peccato. Don Giuseppe, c'è un miracolo che è arrivato in congregazione, è arrivato, o meglio, arriverà in congregazione, perché adesso il processo è diocesano. Vogliamo un passaggio. Si tratta di un miracolo attribuito all'intercessione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino. È accaduto ad una donna che vive nell'Alta Italia, Elena Valdetara Canale, affetta da morbo di Hodgkin. Nel 1993 era ormai nello stadio finale della malattia, quindi ormai lo stadio C, così raccontano anche i certificati che ha fatto pervenire. Una bella notte ha sognato questa figura di giovane, inizialmente disse in abiti sacerdotali, in realtà abbiamo scoperto che era con la toga, quindi era in abito da magistrato, cioè una sua divisa da magistrato, e rassicurò Elena dicendo: non ti preoccupare, perché tu festeggerai il 25° anniversario delle nozze, che sarebbe caduto nell'anno 2000, e la forza della guarigione è dentro di te. E quindi le dà questo messaggio di speranza. Effettivamente, dopo tutta una serie di tentativi anche di completare il ciclo chemioterapico, che non poté completare perché il suo organismo ormai aveva raggiunto livelli di fragilità estremi, però qualcosa in Elena accade, e dal 96 in poi comincia invece rapidamente la guarigione. Nel 2000 viene dichiarata ormai totalmente fuori pericolo. E lei riconosce solo tardivamente, postuma, da una foto di giornale, che quella persona che aveva visto era Rosario Livatino. Sì, perché una delle figlie porta a casa un magazine nel 7 del Corriere della Sera, e lì vede questo servizio, riconosce subito il giovane che le ha parlato, si è recata subito a Canicattì, e poi da lì è nata questa conoscenza. Don Giuseppe, un minuto a lei, un minuto prima di chiedere aiuto, forse, se ce la faccio, ancora ad Antonella e poi a Salvatore Presti. Che cosa dice ancora oggi Livatino alla Chiesa? Vi parla ancora? C'è ancora Rosario Livatino? Livatino parla oggi alla Chiesa, come parla al mondo laico, di una necessità, di un'urgenza di coerenza morale, di credibilità soprattutto. Una delle frasi attribuite a Livatino è proprio questa: quando moriremo non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Molti boss mafiosi si dicono credenti, ma il loro rapporto con Dio è un rapporto fatto di luparate, potremmo dire oggi, no? O di bombe. Quindi non c'è fede in chi di fatto adora un altro Dio, che non è il Dio di Gesù Cristo, non è il Dio della Bibbia. E quindi è importante che Livatino dica questo, ed è importante che per questa società, nella difficoltà enorme in cui siamo, cominci in qualche modo a prendere anche a modello questa figura di Rosario e questo insegnamento, direi di più, questo magistero di Rosario, perché è un magistero vero e proprio. Presti, l'ultima cosa secondo lei che non abbiamo detto di Livatino? Che cosa posso dire? Per me Livatino è, sotto il profilo culturale, è un segno, un testimone di una persona che scava in profondità. E mi viene in mente sempre Dostoevskij quando mi fanno queste domande estreme. Dostoevskij è stato condannato a morte, e nel momento in cui chiese al suo amico, che era il capo dei ribelli, no? A pochi secondi dalla fucilazione, disse: Cristo ci accoglierà? Dice: sarai un mucchietto di polvere, non c'è nessun Cristo. Passò tutta la vita Dostoevskij a rispondere a questo dramma. E Livatino a me personalmente mi lascia questo: c'è qualcuno che sta sui limiti, no, della vita e della morte, però nella normalità di una vita lui ci insegna questo. Io non so come ringraziarvi. Grazie. Proprio ve lo dico, ci abbiamo messo un anno per preparare questo incontro. Grazie a voi. Lasciamo Agrigento, ma in realtà ce ne andiamo un po' lontano, ma la siamo, restiamo in Sicilia, perché ce ne andiamo dal nostro Fabio Bozzetta.